Si scrive Scoop con il punto esclamativo ed è l'evento vetrina ideato e promosso da Confcooperative Belluno e Treviso per portare in piazza la ricchezza di un modello aziendale che in queste due province conta 139 imprese con 37.500 soci e un fatturato davvero consistente. I riflettori sono stati puntati in particolare sul settore agroalimentare, che riunisce 34 cooperative a Treviso e 7 a Belluno e da solo genera un fatturato che sfiora il miliardo di euro. Le cooperative agroalimentari, custodi della tradizione ma anche innovatrici, hanno rivolto al pubblico di Cortina un chiaro invito: gusta la sostenibilità. Vogliamo portare quella che la cooperazione, sia agricola che sociale, partendo ancora dal 1800, mettendosi assieme per creare economia e per creare quello che un tempo era poca pulizia o non si capiva che cos'era il benessere, la sostenibilità, che sostanzialmente oggi è una parola che noi adoperiamo molto, ma deve essere anche messa in pratica. Quando parliamo di sostenibilità parliamo di che cosa? In parole, in piccole parole, fiducia verso gli altri, fiducia verso il territorio, la fiducia. Se non c'è fiducia, dove possiamo andare nei prossimi anni e con quello che sta succedendo, con il mondo che si sta surriscaldando? Scoop per il quinto anno organizzato a Cortina, quindi possiamo dire un evento ormai consolidato che è partito un po' in sordina e poi ogni anno ha rimodulato e riorganizzato le attività fino a diventare un evento veramente d'eccellenza. Cortina sposa questo evento perché è un evento di valore, che porta i valori del mondo cooperativo sul nostro territorio e valori che noi condividiamo perché abbiamo insito nel DNA di Cortina. Molto atteso e apprezzato infine lo spettacolo conclusivo Oltre il petrolio con Patrizio Roversi, accompagnato dal sassofono di Maurizio Camardi. Il momento conclusivo della rassegna Robe d'Amati, ideata e realizzata dalla cooperativa trevigiana Solco, ha saputo affiancare il divertimento alla riflessione. Oltre il petrolio documenta i danni che l'estrazione petrolifera ha fatto in Amazzonia, e quindi oltre il petrolio là c'è ben poco, perché ha desertificato una zona. Attraverso altri filmati che raccontano un po' i miei viaggetti in giro per il mondo, cerchiamo di esemplificare, diciamo così, cosa significa un modello di sviluppo, cioè perché si è arrivati là, in Ecuador, a fare questa cosa terrificante. Non è che c'erano quattro uomini cattivi che hanno deciso di fare questo. È un modello di sviluppo economico, sociale, politico. Bene, andiamo a vedere in giro per il mondo quali altri modelli ci possono essere e poi concludiamo, perché ci vuole un lieto fine, la gente è in vacanza qua, cioè non vorremmo intristire nessuno. Il lieto fine è rappresentato proprio da un progetto del CEFA, un progetto del CEFA che cerca di fare in modo che la gente resti a vivere sulla propria terra, della propria terra. È tutta un'altra cosa.